sessione da dimenticare per la borsa USA, con il Dow Jones che lascia sul terreno il 2,53%. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 16.025,58 punti. Affonda sul mercato Tokyo, che esibisce un meno 1,63% e chiude la seduta a 28.283,9 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,34%, con chiusura a 14.777,2 punti. Il bilancio è positivo per i listini azionari europei. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, dove prevalgono i numeri verdi. Tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,78%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,70%, in luce Parigi, con un ampio progresso dello 0,99%. In luce sul listino milanese il comparto vendite al dettaglio, con un più 2,09% sul precedente. Grande giornata per Cellular Line, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,59%. In Spagna, il valore dei prezzi al consumo è 5,6%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei prezzi alla produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. È previsto ancora questo pomeriggio dalla Germania l'annuncio dei prezzi al consumo,